ARPANET ha predisposto una serie di video tutorial disponibili sul canale YouTube dell'agenzia e anche sul sito di agenzia per l'inserimento dei dati relativi a orso comuni e orso impianti. Come mai questa scelta da parte di ARPANET? Digitalizzazione, ambiente, comunicazione, orientamento verso l'utente, uniti al momento difficile legato alla pandemia che impedisce l'interloquire direttamente tra le persone e i momenti formativi in presenza, hanno indotto ad agenzia ad adottare questo strumento per poter agevolare l'inserimento dei dati agli operatori che devono accedere. Orso comuni, orso impianti, spieghiamo a chi ci segue che cosa sono, oltre ovviamente a coloro che poi dovranno inserire i dati materialmente. ORSO ovviamente è un acronimo che sta per Osservatorio Rifiuti Sovraregionale. È un programma applicativo predisposto da ARPA Lombardia ed utilizzato in 15 regioni. Permette l'inserimento in ORSO Comuni e in ORSO Impianti, che sono due programmi dedicati applicativi, l'inserimento di dati relativi ai rifiuti. In ORSO Comuni, i comuni liguri devono inserire i dati della raccolta di rifiuti urbani dell'anno solare precedente e successivamente ARPAL valida e certifica i dati che vengono poi trasmessi a Regione Liguria in funzione di delibere già stabilite e i dati vengono successivamente elaborati da Regione Liguria per gli scopi previsti, e cioè i calcoli legati al tasso di riciclaggio. Invece in orso impianti vengono inseriti i dati di gestione dei rifiuti effettuati dagli impianti di trattamento presenti in Regione Liguria. Questi dati successivamente restano nella disponibilità di Regione Liguria per elaborazioni successive. Ricordiamo comunque che al di là dell'aspetto del tutorial c'è sempre il contatto telefonico. Certo, come si può risalire attraverso la pagina internet di agenzia alla voce rifiuti, si può trovare il personale di riferimento per ciascun applicativo e per ciascuna provincia della regione territorialmente competente. Non mi resta che ringraziare le colleghe dell'ufficio che hanno accettato di buon grado la preparazione di questi tutorial, permettendo così di mantenere un momento di formazione e di esplicazione verso tutti gli utenti.